Si prolunga la questione della sede del centro per l'impiego, attualmente ancora ospitata presso Via Mindi, il Palazzo della Provincia. Adesso si aggiunge una condizione di inagibilità dei locali, perché? Sì, di fatto non è una condizione prevista e prevedibile. Noi avevamo sollecitato più volte il Comune e la Regione per liberare i locali che sono in Via Mindi, perché indispensabili per noi, considerato le assunzioni che sono state fatte. Circa 90, molte di queste sono uffici impiegati, quindi avevamo bisogno di stanze. Poi è sopraggiunta questa condizione di inagibilità, decretata dai tecnici, quindi non prevedibile dalla parte politica, che oggi rende necessario lo sgombero di queste stanze. Voi avete già comunicato al Comune? Sì, l'abbiamo già comunicato, lo sgombero sia degli dipendenti, ma soprattutto anche per gli utenti che non possono accedere a queste stanze. Se qualcuno dovesse farsi male, insomma, creeremmo delle condizioni non appropriate per uno sportello pubblico. Non è stato ancora ottemperato però? Assolutamente no, abbiamo anche suggerito degli spazi alternativi, non sono arrivate risposte, attendiamo risposte affinché possiamo non interrompere il servizio pubblico. Ricordiamo che è il Comune che deve provvedere a trovare una nuova sede per il centro per l'impiego. Sì, è una competenza che non è più della provincia, lo era fino al 2014, oggi questa competenza è del Comune e della Regione. Sala polifunzionale, quali sono gli aggiornamenti su questo spazio ancora chiuso al pubblico? Purtroppo la sala polifunzionale è chiusa dal luglio 2023, una sala che la provincia ha ristrutturato, è chiusa perché manca da parte della Regione il rinnovo del certificato prevenzione incendi. Dopo 14 mesi non si comprende come mai sia passato tutto questo tempo, il rinnovo ancora non avviene, quindi questa stanza è ancora inaccessibile, è ancora chiusa. Purtroppo una mancanza grave per la città che a causa dei numerosi edifici inagibili non ha spazi pubblici di aggregazione, spazi dove fare magari attività di confronto con la popolazione, ma anche spazi che erano a servizio delle scuole per fare le varie assemblee. Anche il teatro sarà oggetto quindi di ristrutturazione, mancherà anche quello spazio, quindi la polifunzionale poteva rappresentare l'unico elemento per la città per fare incontri con più di 200 persone. Che spiegazioni vi sono state date? Noi le abbiamo e sinceramente non ne comprendiamo quantunque ci fossero, perché 14 mesi è un'epoca inammissibile, è un'epoca che non trova alcuna giustificazione, è un periodo talmente lungo per un certificato che dovrebbe impiegare qualche settimana, al massimo uno o due mesi per essere rilasciato, e 14 mesi possono trovare una risposta solo di tipo politico.